Va bene, ragazzi, riprendiamo con l'avventura di Control, avventura che mi sta piacendo, mi sta intrigando parecchio, il sistema di shooting mi sta piacendo. Ci troviamo comunque alla camera comunicazioni. Intanto sto cercando anche di capire io dove mi trovo nella mappa. Ok, siamo qui. E niente, abbiamo riattivato un po' tutto, stavamo proseguendo. A livello narrativo c'è in realtà poco da dire, nel senso che... Oh. Posso passare. Nel senso che, cioè, non si è ancora capito nulla. Sappiamo che siamo dentro questo luogo dove indagano su attività paranormali. E sappiamo che lei è qui, venuta qui in cerca di suo fratello. Basta, insomma. È tutto un po' confusionario, non si capisce ancora molto. Però secondo me la trama potrebbe essere interessante. Ci sono tanti documenti da leggere, tipo questa, che boh, non mi sembra interessante. O fondamentale per la trama, io direi che non le leggiamo insieme tutte perché secondo me diventa un po' pesante il gameplay. Se davvero non c'è molto da commentare, io direi che ci dedichiamo a sparare. Object of power. Looks like the place of last resort. We need to find it. Possiamo praticamente prendere le cose e spararle. Ma devo colpirlo? Ah, questo qua è quello che diceva, che avevamo visto, che ci permetteva di prendere le cose e lanciarle. Abilità lancio e telecinesi. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The boards in charge here, their pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Tieni premuto R1, Bomba. Anche questi poteri si ricarica, quindi diventerà interessante la... gestione sia dei poteri delle armi che su tutte azioni che comunque vanno ricaricate. Vedete, quindi penso che sarà molto divertente il gameplay a questo punto.
Perché ci sarà una bella interazione tra sparare, ricaricare, mentre ricarica, lanciare i poteri. Merda. Carino. Bello. Beh, allora, gli sviluppatori del mitico Max Payne, sono, secondo me, molto bravi a... Descrizione: oggetto di scatola 8 pollici, quando legato permette di para utili di sollevare para utilitaristi di lanciare brevi oggetti rubato dalla base militare. L'oggetto viene requisito il giorno successivo. Dopo essere stato riportato in America, gli scatti iniziano a lanciare hardware computazionale contro i membri del team. Ok, deve essere contenuto, ok. Gone. Cut off. I got it. This will help me fight the Hicks. Bello, un bel mix tra... Bello, ora io però ne voglio tanti, ne vorrei proprio tanti che arrivano, che quelli che ti tengono proprio, però ora ovviamente siamo all'inizio. Vorrei più nemici che arrivano proprio a ripetizione. Anche... E poi finiamo i poteri. Ok, vanno ricaricati. Si ricaricano anche abbastanza velocemente. Quindi per tenerli sotto stress secondo me serve... Serve un gameplay molto dinamico. Qua c'eravamo già stati. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Quello che ancora non mi quadra è cosa servono questi chip. Armadio della cassa. Potenziamento. Abbiamo anche due armi, eh? Miglioramento precisione. Vediamo. Energia, salute, energia. Mi sa che
equipaggiato da qua. Danno armatura. Adesso noi cosa abbiamo? Danno armatura. Questo qua è precisione, accuratezza. No, vabbè, teniamoci il danno armatura. Esito di Emma Willow. Il sito di notizie nazionali ha iniziato a pubblicare la storia dell'attacco dell'orso polare nella cittadina dell'Alaska. Voi tutti sapete che non piaceva entrarne, ma è stato davvero un colpo di genio aver comunicato che la famiglia è stata uccisa da alcuni orsi polari. Ci siamo dunque lasciati alle spalle un altro EMA e il pubblico non ne saprà nulla. Cioè, stanno praticamente loro, tengono nascosti un po' i poteri paranormali e sono in Federal Bureau dove è segreto. Questo è vivo. Livello di autorizzazione 1. Must open the door. Ok. L'unica cosa, raga, mamma mia, sta voce qui è... è pesantuccia. Livello di autorizzazione 1. Ok, abbiamo aperto qualcosa. Ottieni punto di controllo. Ok, e questo qua è il nostro checkpoint. Lettura indefinita. L'unica roba è che ho paura che il... si vede niente. Ma io secondo me comunque devo alzare un po' le impostazioni video, luminosità. Cioè, non si vede niente. No, però così non va bene, è troppo. Si vede che è troppo luminoso. No, lasciamo normale. Qua abbiamo un sacco di... Hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy McDonald's. Quincy, thanks. This is something I experienced recently while staying at the Chili Pines Motel in Maine for last year's suspicion call. Oh. My manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel beds tend to have. And the body had been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse of football. They found the body, but housekeepers complained about the smell. Hauntings have been reported in room 47 ever since. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visited me, no chilly spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed.
grows dark and stiflingly hot. Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange, something you can't explain. Maybe you're seeing colors that we have no name for. Maybe your toaster is possessed. Remember, dear listeners, when no one else believes you, we do. Qua è chiuso. Visualizza equipaggiamento, livello autorizzazione 1. Ah, quindi il livello di autorizzazione non c'entra niente con questi chip. Efficienza di lancio. Ripristino salute. Efficienza di lancio, costo di energia di lancio meno 9. No, direi di no. Direi che andiamo benissimo così. Violazioni dati. Il mese scorso il nostro server ha subito un'intrusione da parte di utenti non autorizzati. Dopo un'indagine approfondita è stato confermato che gli utenti hanno avuto accesso solo ai file video che conteneva le presentazioni del dottor Darling. Gli sviluppatori sono stati in grado di rintracciare utenti tramite il loro utilizzo IP e quindi seguito con le identità confermate. Tali individui hanno avviato il codice 91 e sono stati posti in sorveglianza. Mancanza della mano. No, questo qua l'avevamo visto. Ho capito, ma questa stanza... Forse queste porte qua si aprono poi successivamente. Abbiamo aperto una stanza. Visualizzo collezionabili. Ma non sono riuscito a vedere collezionabili. Corrispondenza. Marshall. Isolamenti interni sono eventi attivati manualmente che bloccano uno o più settori, limitando l'uso dell'ascensore. Di fatto bloccandolo, il resto dello staff resta nello stesso fino a quando non viene gestita l'emergenza. L'isolamento esterno è qualcosa di molto più complicato. Nulla può entrare o uscire dall'interno dell'edificio. Viene attivato da una violazione. Ok, la minaccia è stata neutralizzata. Qualcuno di rango alto vi dà via libera al sistema. Questo processo non è uguale alla disattivazione direttoriale. Capisco che sia talmente complicato. Ho detto a Darling un milione di volte di cambiare, ma sono ostinato a lasciare tutto così com'è. Sinceramente non credo che abbia idea di come cambiare. Assicuriamoci semplicemente che lo staff capisca come funziona questo casino. Vabbè, sì. No, non posso avanzare.
Sì, il mio timore è decisamente che le ambientazioni tendano troppo ad assomigliarsi, perché essendo nel burro, secondo me, credo sia anche difficile poi dare una varietà. Qua si spara? Inizio. They can fly now. Great. Oh, anche lui spara le cose. È un boss. Ma io posso sparare anche mentre corro comunque. Ok. Questo mi sembra anche abbastanza tosto come boss. Adesso ho tanta vita. Devo andare un pochino più cauti. Un po' più cauti. They can fly now. Great. Guarda. Eccolo. Il figlio di una mignotta. Let's stay focused. The hotline. Efficienza rinculo. Danni contro la corazza. Efficienza rinculo. Esclusivo per frantumazione. Should be past the mailroom. Potevamo salire anche qua in alto, eh? Qua ci sono altre stanze. Efficienza munizioni, questo potrebbe interessarmi. Efficienza munizioni, costo munizioni per colpo. Boh. The hotline can't be far now. Secondo me dobbiamo andare di qua. Questa è la strada principale. Resoconto dell'evento Butta. Una serie di sparizioni è stata riscontrata in una casa della città di Butta, dove gli agenti dell'agenzia hanno scoperto un interruttore a corda. Gli agenti sono arrivati nell'abitazione di una celebrità locale. Gli agenti non hanno trovato nessuno all'interno. Mentre ispezionavano un armadio, un agente ha tirato un interruttore a corda della luce, scomparendo all'istante. Un altro agente è stato scelto per tirare l'interruttore a corda così da replicare l'evento. È scomparso anche lui. Mentre dopo della maglia è scomparso durante l'incidente. Hanno scoperto un interruttore a corda traslocativo. Certo che se non sa cos'è l'interruttore. Roberto Tomasi, head of comm. Responsabile della comunicazione.
tubes. Chissà se forse... got him. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but you can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds at all to have him show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Cioè, ma questi qua sembra quasi che il loro compito principale sia coprire le alterazioni che... porvi rimedio. Questo qua ci permette di aprire la porta che si trova al piano superiore. Ok. Mentre qua sotto, infatti, c'era qualcosa da raccogliere. Questi documenti qui tendono un po' a... Sì, il golf e le sette. Comunque si deve parlare del rapporto Tennyson, a quanto pare cercano l'ufficio. Questi documenti qui tendono un pochino a, dal mio punto di vista, a spezzare un po' l'azione. Tendono un pochino a rallentarla. Nulla di grave, però ce ne sono tanti. Sicuramente aiutano anche a, diciamo, come dire, dare un po' di varietà a, a magari le sparatorie che poi possono diventare anche un po' ripetitive. Comunque là sotto c'era una porta della sparita, mi sa. Vediamo la mappa. Non ci troviamo qua, sala di corrispondenza. Stanza del telefono rosso. Forse queste scritte qui che appaiono. Qua ci sono altri documenti, mille documenti. In base alle loro testimonianze, gli agenti sono stati trasportati nella casa di Battle, scusate la pronuncia. La chiave ha aperto una porta da una piramide nera capovolta che hanno trovato solo dopo una lunga serie di prove d'errore. Dopo aver tirato un altro interruttore a corda, sono stati trasportati. La loro scomparsa del proprietario della casa e degli altri abitanti di Battle è stata attribuita all'interruttore a corda. Da tale occasione altri interruttori a corda identici a quello trovato nella casa di Battle hanno iniziato a comparire in tutta la Oldest House. Al momento della stesura ne sono stati trovati altri. Tutti questi accedono al motel Ocean View, anche se il funzionamento di tale collegamento è tuttora, ma le ipotesi iniziali ritengono che l'EMA di Battle sia stato uno stato di... non si capisce... E Ocean View e poi l'hotel che dove erano andati mandati, stati mandati da, a indagare, dove dicevano Ocean View ma non c'è vista sull'oceano. Registro di sicurezza del telefono rosso. Direttore, custode, vabbè. Ecco l'interruttore a corda. Volevo provare a vedere cosa succedeva se mi buttavo col rosso. Così, per curiosità. C'è anche il suono del telefono. The Ocean View Motel and Casino. Green Logic.
Ma scusa, ma io muoio a prescindere, anche se è verde o rosso, ma che ha? Ocean Ascoltare. View Hotel and Casino. Green logic. The light switch cord. Door mark. Black pyramid. Whoa! Have we been here before? No. Hated a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Questo campanello è importante. Proviamo a aprire l'altra porta. Ah, dentro il mazzo di chiavi. Vorrei uscire un po' all'aperto, proprio vabbè, non riesco a dirlo. È chiusa come ambientazione. Forse posso aprire queste cose. Sono io, c'è quella. Inquietante, ragazzi. Inquietante proprio. Completa la sfida del canestrale. Il telefono rosso ti consentirà di contattare attività extradimensionali. No! Ma io come faccio a contattare l'attività extradimensionale? Object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team.
These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Ah, vedete che qui io vedevo che c'era la strada dell'ufficio del direttore e... Vedete che vedevo che c'era una strada. Sono al corrente delle preoccupazioni riguardo le operazioni che eccedono il nostro budget annuale. Finché continueremo a lavorare nella oldest house siamo al riparo da analisi troppo minuziose. Se le nostre richieste per il budget non sono tali da attirare l'attenzione, per cui verranno garantite al Ministero del Tesoro americano senza troppe domande. Il FBC è solo un'altra linea di un'altra tabella, che qualche ragioniere stupagato non noterà nemmeno. Passeremo inosservati ai loro occhi, come se non ci fossimo. La natura della Oldest House ci permette certe libertà operative. Ok. Vediamo se qua c'è un'altra strada per l'ufficio. No. E qui noi ritorniamo praticamente da Emily. Qui non possiamo perché non abbiamo i certificati. Oh, vedere persone mi fa sentire un pochino più sicuro. Qua è il punto di controllo. Abiti civile. Raga, io direi che ci salutiamo qui. Parliamo con, perché sarà una lunga chiacchierata, nel prossimo video. Vi invito a supportare il canale con un piccolo iscrizione. Il gioco mi sembra carino, mi sta piacendo. E alla prossima, ciao.